persone scherzose. Buongiorno, buongiorno da Onda TG, edizione straordinaria, una domenica tutt'altro che tranquilla per Sulmona, per la Valle Peligna, ma soprattutto per il centro Italia, con la fortissima scossa di terremoto avvertita anche zona, una forte scossa di terremoto che ha colpito ancora una volta il centro Italia, ha svegliato Sulmona e la Valle Peligna, un sisma intenso e lungo che ha riversato non poche persone nelle piazze e nei quartieri sulmonesi. C'è paura e preoccupazione con la gente che non ne può più. L'epicentro è stato localizzato di nuovo nel Reatino, come possiamo vedere nella grafica, una scossa di magnitudo 7.1 inizialmente, poi corretta a 6.5. È intasato il centralino dei vigili del fuoco. Sono in corso le verifiche, mentre in Valle Peligna fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. Vediamo che cosa è successo a Sulmona all'indomani della forte scossa di terremoto del centro Italia di questa mattina. Un distacco del Concio di Gronda nella parte alta del complesso monumentale dell'Annunziata. Dopo la forte scossa di terremoto, gli uomini della Polizia Municipale e i vigili del fuoco di Sulmona hanno provveduto a transennare la zona, come possiamo vedere in queste immagini. Sul posto anche il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini e l'assessore comunale ai lavori pubblici Mario Sinibaldi, con la folla ovviamente che ha immortalato il momento. A Sulmona sono al lavoro quattro squadre della protezione civile dopo la forte scossa del terremoto nel centro Italia, che ha fatto tornare la paura al momento. Come ha confermato il sindaco Anna Maria Casini, non si registrano danni in città. Messa all'aperto in Piazza Duomo, sempre a Sulmona, il plateatico della Basilica Cattedrale di San Panfilo. Il parroco Don Domenico Villani, in via cautelativa e precauzionale, ha deciso di officiare la celebrazione fuori dall'edificio di culto. Le immagini sono proprio di questa mattina. La situazione resta sotto controllo, tant'è che sarebbero cedute solo alcune pietre, alcuni calcinacci. La chiesa dunque è aperta al pubblico. E noi facciamo il punto sul post-sisma a Sulmona con il sindaco Anna Maria Casini. La paura in questa domenica dopo il terremoto. Allora c'è un distacco del Concio di Gronda nel complesso monumentale dell'Annunziata. Ecco, che cosa è successo anzitutto? Niente, sembrerebbe ci fosse stato questo piccolo cedimento. I vigili del fuoco hanno provveduto a titolo precauzionale a transennare tutta la facciata, la parte antistante al complesso. Sono in corso delle verifiche sul posto, siamo in attesa del funzionario dei vigili del fuoco che dall'Aquila verrà insieme ai nostri tecnici a verificare lo stato reale per capire se questa precauzione può essere eliminata o meno. Ecco, quattro squadre di protezione civile sono al lavoro da questa mattina per una ricognizione, se non erro, del patrimonio della città. Sì, ad oggi non ci sono stati segnalati dei danni rilevanti, molta paura come ha già fatto presente lei, però insomma nulla da segnalare. Domani di nuovo sono state già disposte le squadre per rifare il giro delle scuole per verificare se ci sono stati ulteriori danni. Per fortuna domani le scuole già da calendario scolastico sarebbero state chiuse, quindi insomma speriamo di rientrare nella normalità ancora una volta. Una domenica, come diciamo all'inizio, tutt'altro che tranquilla, tant'è che la gente si è riversata in strada già dalle prime ore del mattino. Vediamo come hanno reagito i sulmonesi alla scossa di questa mattina. La sua prima reazione al terremoto qual è stata? Ma normale, ormai bisogna abituarsi, ci dobbiamo convivere col terremoto.
Speriamo che dura poco, perché ci potrebbero essere, a mio parere, altre scosse ancora. Allora, non ho sentito, perché stavo qui stamattina in piazza ai Fiori e non ho sentito niente, per fortuna. Ma le prime due scosse dell'altra volta le ho sentite, c'è stata tanta paura e sono andato a dormire pure qui vicino, certo, sul Mona, dei conoscenti. Io non ho sentito niente. No, io stavo in giro, stavo, però non ho sentito niente. Quindi non stava in casa, e quindi... No, ero uscito, perché dalle 8:15, ma non ho sentito niente. E altre reazioni a caldo si possono trovare sulla rete sociale di Facebook, nella pagina proprio di Onda TV, attraverso la nostra diretta sul web. Ora ci spostiamo a Pratola Peligna, paura e panico anche nel centro Peligno. La Santa Messa a Pratola è stata celebrata nel cortile dell'oratorio parrocchiale, anziché nel santuario della Madonna della Libera. La decisione è stata presa dal parroco padre Renato Frappi, comunicata al sindaco Antonio De Crescentis. Si tratta di una chiusura disposta in via cautelativa e a scopo precauzionale, chiarisce il primo cittadino che avvierà nei prossimi giorni le verifiche sull'edificio di culto, quindi santuario chiuso probabilmente anche nei prossimi giorni, nei primi giorni della prossima settimana. Ripartiranno anche i sopralluoghi nelle scuole della Valle Peligna e della provincia dell'Aquila. Siamo già al lavoro, ma fortunatamente i danni non ci sono, chiosa il sindaco e il presidente della provincia. Gente in strada anche a Pratola, vediamo allora come i pratolani hanno reagito alla scossa. Allora, avete sentito la scossa? Qual è stata la prima reazione? Noi che viviamo da soli è un po' triste la faccenda, capito? Sono 7:05. Lei ha sentito? Sì. Beh, a me mi ha buttato giù dal letto, perché c'ho una casa che stanno rimodernando dei Fabrizi, che stanno rifacendola. Sì, invece hanno abbandonato tutto, quando siamo qui, quella mia è piccolina, insomma, che c'è, ha fatto anche lesioni, certo, ha fatto, certo, anche delle lesioni. Ma facendo i controlli, lei che la prima reazione dopo la scossa qual è stata? Io stavo in macchina, si è smosso la macchina. Si è smosso, l'ha sfandata. Adesso certo. Pensavo che era il vento, ma... E dunque domani ripartiranno i sopralluoghi nelle scuole della Valle Peligna e della provincia dell'Aquila, mentre a Pratola al via le verifiche anche a Palazzo Colella e al centro sociale. Facciamo il punto con il sindaco Antonio De Crescentis, che abbiamo intervistato proprio questa mattina. La situazione è che, ovviamente, come in tanti altri centri dell'Abruzzo, c'è stata tanta paura, tante persone fuori, abbiamo registrato anche qualche piccolo ingorgo su alcune strade di collegamento più importanti, però non è successo niente, non si è fatto male a nessuno. Abbiamo registrato solamente un danno, tutto da verificare, quindi di un'entità che adesso minima, non possiamo definire, sì, però sembrerebbe, da quello che mi dice il parroco, minima. Al santuario, già fasciato da tempo, siamo in attesa di che col Ministero si sblocchi il finanziamento, quindi l'intervento di 800.000 euro, che è un intervento che metterà in sicurezza il santuario. Adesso noi come amministrazione abbiamo attivato sia il centro comunale con la protezione civile, che è già in giro, abbiamo da un paio già verificato il centro storico con le abitazioni, soprattutto abitate dalle persone anziane che vivono sole, e quindi per capire se c'è bisogno di qualcosa, però per adesso siamo, diciamo, a parte la paura, nella normalità. Ci sono delle segnalazioni particolari dalla provincia dell'Aquila invece? No, ho sentito i sindaci, diciamo, del nuovo cratere, quindi Capitignano, Montereale, questi i comuni che sono stati già interessati dal sisma di Amatrice. Tanta paura anche lì, ma per adesso non ci risultano segnalazioni particolari. Lasciamo anche Pratola, riflettori puntati dopo la forte scossa del centro Italia di questa mattina sulla rete autostradale A24 e A25, controlli a tappeto a seguito della forte scossa all'altezza di Popoli. Sulla A25 in direzione Roma è stato necessario predisporre un restringimento della carreggiata dopo che sono state riscontrate alcune crepe. La riduzione della corsia di marcia di emergenza è necessaria per verificare in maniera approfondita lo stato degli appoggi del viadotto. Le autostrade A24 e A25 sono comunque tutte percorribili con regolarità. I controlli sull'intera rete autostradale da parte degli uomini di Strada dei Parchi e della Polizia Stradale sono attualmente in corso e proseguiranno 24 ore su 24, sia sul versante abruzzese che nella zona di Roma. La scossa, avvertita distintamente anche nei laboratori, ha fatto scattare gli allarmi di alcuni esperimenti sensibili, ma le strutture sotterranee non hanno
fortunatamente registrato danni. Rassicurazioni arrivano anche dal comune di Popoli dopo il terremoto di questa mattina e il sindaco Concezio Galli a scriverlo sulla rete sociale di Facebook. Si comunica che dalle verifiche effettuate non si riscontrano danni sulle strutture pubbliche, in particolare gli edifici scolastici, asilo nido compreso, non presentano nessun tipo di problematica, chiarisce Galli su Facebook. Ulteriori approfondimenti saranno eseguiti sulla chiesa di San Domenico e la condotta forzata della centrale, in questi giorni oggetto di interventi di riparazione a causa dei danni subiti con il sisma del 24 agosto. Ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati, ha rassicurato sempre sulla rete sociale di Facebook il primo cittadino di Popoli. Vediamo invece qual è la situazione per quanto riguarda gli ospedali della provincia dell'Aquila alla luce del terremoto. Niente danni strutturali e quindi nessuna preoccupazione all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dopo la scossa sismica delle 7:41 di oggi nei pressi di Norcia. Il direttore generale Rinaldo Tordera, subito dopo l'evento tellurico, ha raggiunto l'ospedale aquilano e accompagnato i vigili del fuoco per un sopralluogo. Il presidio, riferisce una nota dell'ASL, è ok, così come gli altri ospedali della provincia: Avezzano, l'ospedale di Sulmona che vediamo in questo momento, e Castel di Sangro, come accertato dalle verifiche effettuate dai tecnici. Intanto, per precauzione, a Montereale i pazienti ospiti della residenza sanitaria sono stati trasferiti a titolo precauzionale nella tensostruttura allestita dall'ASL all'indomani del sisma del 24 agosto che colpì Amatrice. Ora torniamo a Sulmona perché chiudiamo con le aree di raccolta previste dal piano di emergenza comunale, un piano che è datato 2009, quindi è da aggiornare, ma in caso di scossa di terremoto queste sono le zone che si possono raggiungere. Poco fa l'ufficialità è arrivata dal sindaco Anna Maria Casini. Piazza Garibaldi, Piazza Carlo Tresca e Villa Comunale, Piazzale Vittorio Veneto e Villa Comunale, Piazza Barbara Micarelli, il piazzale di fronte l'ospedale, Piazza Tacito, Piazza Virgilio, Piazza Cicerone e Piazza Petronio, Piazza Capograssi, Piazza Tenente Iacovone, Piazzale 25 Aprile in Piazza di Bartolomeo, Piazzale Supermercato Rospin in via Stazione Dintro d'Acqua, il Campo Sportivo delle Marane, per capirci il Villaggio Lucente, via Gorizia nei pressi di Villa Orsini, via Eugenio Montale di fronte Casa Più, piazza Venezuela, parcheggio di via Cappuccini e il parcheggio di via Orazio. Quindi queste sono le zone da raggiungere, le cosiddette aree di raccolta previste dal piano di emergenza comunale, che è da aggiornare, ma in caso di scossa di terremoto ci si può recare proprio nelle zone che abbiamo elencato e sono consultabili ovviamente anche sul sito del comune di Sulmona. Bene, è davvero tutto per questa edizione straordinaria. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti una buona domenica.